Un viaggio fino al cuore del Vaticano, un viaggio per cancellare i ricordi del terremoto che prima il 24 agosto, poi il 30 ottobre, ha fatto piombare nella disperazione tanti abitanti dell'Italia centrale. Nella quinta edizione del Treno dei Bambini, promossa dal Pontificio Consiglio della Cultura in collaborazione con le Ferrovie dello Stato, sono 400 i piccoli che arrivano da Norcia, Cascia, Matrice, Arquata del Tronto e Acquasanta. L'abbraccio con il Papa è prima nel segno del ricordo di chi fisicamente non c'è più ma resta ancorato al cuore e poi nel confronto schietto e sincero, in un dialogo spontaneo in cui Francesco ascolta le difficoltà e le speranze dei bambini, avverte la voglia di non arrendersi e per questo il grazie, la parola che piace a Gesù, diventa la preghiera più bella. Questo che voi avete vissuto è una cosa brutta perché è una calamità. È vero o no? È una calamità. Le calamità feriscono l'anima, ma il Signore ci aiuta a riprendersi. Avete fiducia nel Signore voi o no? Sì. Sicuro? Sì. E anche la Madonna? Sì. E adesso come stiamo tutti? Così? Se abbiamo fiducia, ringraziamo la Madonna per le cose buone che ci ha dato in questa calamità. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Un cortile dei bambini sul tema custodi del creato, un lavoro iniziato già alcuni mesi prima per far capire ai ragazzi che la terra può generare ferite, ma con essa ci si può riconciliare. E questo è il senso dell'iniziativa, secondo il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, il cardinale Gianfranco Ravasi. Certamente questi ragazzi hanno una straordinaria capacità che non abbiamo noi adulti di superare la tragedia. Alle spalle alcuni di loro hanno la perdita anche di un genitore, dei parenti, degli amici, hanno le case distrutte, però riescono a rielaborare il lutto, come diciamo noi adulti, in una maniera molto diversa da noi, perché per loro la vita certo è ferita ma è anche e soprattutto speranza, è uno sguardo rivolto a ciò che li attende. Fondamentale in questo contesto è stata la scuola, la sua presenza, il suo farsi comunità nonostante la ferita che resta in ogni bambino. Lo sottolineano due insegnanti di Norcia, Roberta Matucci e Rosella Tonti. I ragazzi sono molto irrequieti e è questa irrequietezza che si nota anche sui banchi, anche con delle attività, se vogliamo, anche ludiche, c'è la non concentrazione proprio. Sono molto spaesati, molto disorientati e non riescono, diciamo, ad avere una concentrazione che porti poi a dei frutti veramente nell'apprendimento. Diciamo che quest'anno cerchiamo di limitare i danni per quello che è l'apprendimento. Più non si può fare perché emotivamente sono provati. Senza noi abbiamo perso tutto. Abbiamo mantenuto quello che è la cosa più importante della nostra vita, le relazioni umane. E la scuola in questo caso, visto che tutto il resto è andato distrutto e ha avuto una priorità perché è un luogo strategico, ci ha permesso di stare insieme, dalla mattina alla sera. Quindi diciamo ci siamo inventati, oltre alla formazione che facciamo normalmente a scuola, ci siamo inventati mille altre attività per stare insieme, con la gioia di stare insieme.